Gli infissi in PVC sono tossici? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Per rispondere a questa domanda basterebbe leggere un po' di articoli sul giornale quando, ad esempio, prende fuoco una fabbrica che produce PVC. In questi casi puoi notare che anche i sindaci dei paesi raccomandano di tenere chiuse le finestre, di non mangiare frutta e verdura che sono fuori per settimane. Ecco perché il PVC, se quando è allo stato normale, cioè quindi non normale utilizzo, ci sono delle ricerche che dicono che è tossico, altre no, quando viene incendiato, quindi quando è in uno stato di combustione, sviluppa dei fumi altamente tossici, altamente nocivi. Ad esempio, cioè respirare il fumo del PVC all'interno di una casa che ha preso fuoco in un incendio ti dà veramente molto meno tempo per riuscire a uscire incolume da quel tipo di incendio. Altri materiali, oltre a sviluppare meno fumo nero, lo sviluppano a temperature molto elevate. Uno dei limiti del PVC è la bassissima temperatura di punto di fusione. Infatti basta un piccolo incendio per fare prendere fuoco subito il PVC. Poi diciamo i difensori del PVC diranno che il PVC non è autocombustibile, nel senso prende fuoco solamente mentre c'è la fiamma lì, sì ok, però se c'è un incendio e mentre c'è la fiamma c'è e gli effetti sono devastanti per l'uomo, quindi è assolutamente tossico in caso che ci sia un incendio. Se vuoi sapere invece quale tipo di infisso è meglio utilizzare, scegliere a casa tua e sei una persona che abita lontano alla Bisacchi, quindi non ti possiamo servire direttamente, puoi approfittare del servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.